Fare i conti con l'ambiente, Piazza del Popolo, prima giornata, siamo con Massimo Berti, tecnico commerciale, e parliamo di un'innovazione molto interessante nel campo del fotovoltaico. Parlaci un po' di questa innovazione. Abbiamo portato l'energia che il sole tutti i giorni ci dà disponibile per tutte le abitazioni con un costo estremamente contenuto, evitando qualsiasi problematica normativa e soprattutto di complicare qualcosa che è sempre comunque ormai di dominio pubblico, fotovoltaico definito a spina, proprio perché con una semplice spina possiamo immettere energia nel nostro circuito domestico, proprio dico immettere, e invece di comprarla utilizziamo contestualmente, proprio nello stesso momento che viene creata, l'energia dal sole. Quindi ci si ritrova mediamente un abbattimento dei consumi di un 10% all'anno, questo per tutte le aree nelle nostre tasche. Questo è. Cioè, infatti mi facevi notare in maniera molto intelligente che anche lo stand by dei televisori, delle apparecchiature comuni di uso domestico, l'alimentatore dell'antenna e comunque altri elettrodomestici o comunque apparati che noi quasi non ci accorgiamo di avere, in realtà producono e hanno dei consumi. Quindi uno strumento come questo è in grado di intervenire, abbattere quei costi attraverso un costo contenuto di impianto e un ammortamento brevissimo, se vogliamo. Cioè, siamo figli dei nostri vizi elettronici, la casa ormai si è riempita all'inverosimile e queste apparecchiature che ci fanno star bene, ci dilettano in qualsiasi modo, hanno un costo anche quando non vengono usate. Quindi qualsiasi elemento elettronico preleva pochi watt, ma nelle 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Sommando questi piccoli watt / pochi centesimi, ci ritroviamo delle uscite di cassa non previste. Ecco, quindi io amo dire che questo prodotto, al di là di sfruttare la tecnologia fotovoltaica, è un compensatore dei consumi domestici, proprio per riuscire a frenare o almeno darci una mano a godere di questi vizi elettronici. Questo è. Grazie a Massimo Berti, interessante, approfondiremo sicuramente la cosa e buona Ravenna. Grazie, altrettanto. Grazie.